Che si dice, ragazzi? Io sono Emanuele e faccio principalmente il fotografo di ritratto. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di qualcosa che spesso spaventa un po' tutti, e cioè come pulire il sensore della fotocamera. Vi mostrerò come sapere se la vostra camera ha bisogno di essere pulita e poi procederemo alla pulizia vera e propria. Ci vediamo fra 10 secondi. Allora, la prima cosa da fare quando si ha la lente montata è quella di controllare se c'è della polvere sul sensore o qualsiasi altra cosa sul sensore che ha bisogno appunto di essere eliminata, perché appunto questo sporco che è presente nel sensore magari ci sta cominciando a dare un impatto sulle nostre foto e magari poi non vuoi andare a pulire queste macchie che si vedono in post produzione. Recentemente mi sono accorto che le mie foto avevano dei punti scuri ben visibili, così ho deciso di dare una bella pulita e dimostrarvi come faccio. Allora, c'è un metodo davvero molto semplice per identificare se il sensore ha della polvere o comunque è sporco. Cosa faccio solitamente? Usare il monitor del computer, quindi su uno sfondo bianco, praticamente andare a fare una foto su un'immagine completamente bianca, e facendo questo sarà possibile vedere se ci sono appunto delle macchie di sporco o della polvere. Vi mostrerò come fare. Quindi prima di tutto apriamo appunto un'immagine bianca, io qui ce l'ho già aperta, e dopodiché andremo a scattare la foto. Cerchiamo di tenerci sui 24 mm, quindi cerco di tenermi sui 24 mm. E cosa faccio? Vado a impostare prima di tutto un ISO molto basso, quindi anche 100 va bene. Dopodiché vado ad impostare un'apertura del diaframma molto chiusa, quindi in questo caso vado ad impostare un F22, lo posso fare anche direttamente dalla lente, un F22, e poi mi regolo di conseguenza sui tempi di scatto affinché la foto sia un pochino sottoesposta, la voglio grigia, e a questo punto metto la lente in manuale, quindi da autofocus a focus manuale, la imposto su infinito e vado a scattare la foto. A questo punto siamo sicuri che tutto quello che c'era all'interno del nostro sensore, quindi sul nostro sensore, sia visibile sulla nostra foto, e andiamo a vedere con l'ausilio di Capture One che cosa era presente sulla nostra immagine. Allora, come abbiamo modo di vedere, ci sono diverse parti dell'immagine dove sono presenti appunto queste macchie scure, che appunto non sono altro che per la maggior parte granelli di polvere. Io adesso qui, con la luce che mi illumina qui di lato, riesco a vedere a occhio nudo i granellini di polvere. Quindi adesso andremo a vedere, come avete visto qua già ho preparato quello che andrò ad usare per fare la pulizia della fotocamera, perché è un processo veramente molto semplice, anche se molti hanno paura ad andare a toccare il sensore, vi assicuro che è diciamo una procedura molto semplice e anche abbastanza safe, non c'è niente di cui aver paura. Tra le altre cose, una cosa che forse non tutti sanno, non andremo proprio a toccare il sensore, perché davanti al sensore c'è una piccola lastra di vetro protettivo, quindi questo sporco che si va a accumulare, la polvere eccetera eccetera, non si accumula proprio sul sensore ma sullo strato di vetro protettivo che copre appunto il sensore, e noi andremo a pulire in questo modo. Benissimo, come prima cosa quello che andremo a fare sarà soffiare dell'aria con questa pompetta qua. Questa è una pompetta che ho comprato appositamente per uso fotografico, si può trovare tranquillamente online, costa pochissimo. E niente, andremo a pompare dell'aria sul sensore per appunto eliminare
diciamo, le particelle di polvere, quelle un pochettino più grosse, quelle che non sono rimaste già attaccate al sensore. Come farlo è molto semplice, la cosa migliore è mettere la camera così, a pancia in giù, e andiamo tranquillamente a soffiare dell'aria bene su tutti i lati. Facciamo, io ho già visto anche con l'ausilio della luce della polvere volare via, quindi diciamo la maggior parte dello sporco così si dovrebbe eliminare. Io vado a dare un'occhiata, già sembra praticamente pulito. Potremmo fare una prova e già vedere se abbiamo eliminato tutto, però siccome non lo faccio da un po', andiamo, e anche giustamente per farvi vedere come pulire il sensore, andiamo a fare l'operazione, quella un pochettino più rischiosa tra virgolette, ma non è rischiosa per niente, come vi ho già spiegato, cioè l'uso di questo stick che è direttamente progettato per fare questo tipo di pulizia. Ora questo qua è per full frame, però li fanno anche per APS-C, quindi si può fare a qualsiasi tipo di fotocamera, si può applicare questa procedura qui. E ora molto semplicemente vado ad aprire lo stick, vi faccio vedere come si presenta, e bisogna fare tantissima attenzione a non toccarlo assolutamente. Quindi una volta che lo abbiamo uscito non dobbiamo toccarlo assolutamente, ha questa forma qui, allora poi ve lo faccio vedere da vicino, e con questo qui andremo a fare l'operazione che adesso vi faccio vedere. È molto semplice e vedrete che non ci vuole chissà che genio per fare questa operazione. Andremo a fare semplicemente, non più di una passata in questo senso, quindi diciamo sporcando questa parte del sensore. Poi ritorniamo con l'altro senso, di modo che si sporca questa, si sporca questa e basta. Si applica una leggera pressione, veramente leggerissima, e l'operazione è finita. Allora vi faccio vedere, lui ha la grandezza ideale per il nostro sensore. Questo è fatto per full frame, quindi io qua vado leggermente fino alla fine e poi dall'altra parte fino alla fine. Operazione completata, non c'è nient'altro da fare. Questo poi lo andiamo direttamente a buttare perché ormai lo abbiamo usato. Benissimo, a questo punto possiamo tranquillamente rimontare la lente sulla nostra fotocamera e andiamo a fare un'altra foto di prova per verificare se adesso è presente ancora della polvere o meno. Di solito questa operazione diciamo cancella tutto quello che era presente sulla superficie del sensore. Rivado ad aprire una pagina bianca e mi rimetto qui, vi faccio la stessa foto, e a quanto pare sembra tutto a posto. Quindi questa era una brevissima guida su come pulire il sensore della tua fotocamera. Spero che questa guida ti sia stata utile. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto lasciami un like, aiuterebbe tantissimo a divulgare questi contenuti che mi propongo di pubblicare ogni singola settimana. Per oggi è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!